Stiamo vivendo nel mondo e in Italia un momento di turbamento profondo. Penso alla terribile strage che c'è stata in Germania, a Danau, persone che stavano passando il loro tempo libero, uccise da un estremista di destra xenofobo in un modo inenarrabile. Ma penso anche all'inquietudine sul coronavirus, una preoccupazione che sta prendendo anche tutta la nostra comunità. Qui vorrei ringraziare lo Stato che cessa a rispondere. Abbiamo sentito le parole del medico dello Spallanzani, ma ciascuno di noi che ha l'esperienza in aeroporto sa che ci sono moltissimi che stanno tutti verificando qual è lo stato, diciamo, della nostra febbre. Quindi c'è uno stato di movimento, ma deve esserci una politica all'altezza. È meschino, è veramente meschino chi prova a lucrare voti sulla comprensibile preoccupazione della nostra comunità. Non ci metto neanche il nome e cognome, diciamo, del leader politico che lo sta facendo, perché credo che abbiate capito tutti di chi sto parlando. Ora, il Partito Democratico, lo ricordava anche il segretario Zingaretti, viene accusato da alcuni esponenti politici, anche dai nostri alleati, di essere un partito che si accorda senza avere un'identità, di essere subalterno, di accettare, diciamo, proposte o idee non sue, perché in ogni caso è interessato soltanto alla permanenza al governo. Bene, non è così. Diciamolo con forza da questa assemblea, non è così. Non scambiamo il senso di responsabilità per subalternità, perché questo è un modo veramente sbagliato e anche scorretto politicamente di parlare del Partito Democratico. E guardate, gli elettori lo stanno capendo, perché il fatto che i sondaggi, sempre bisogna fare attenzione a quelle che sono le elezioni, però abbiamo avuto anche le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, comunque stanno dimostrando che il Partito Democratico sta crescendo nei consensi, è che perché il senso di responsabilità, che non vuol dire perdita di identità, vuol dire senso di responsabilità verso il Paese, è qualcosa che in questo momento premia di più che la volontà di distinguersi. Però lo ha ricordato anche Nicola Zingaretti nella sua relazione. Ricordiamoci che anche in periodi precedenti, quando siamo stati al governo e abbiamo pensato di vivere solo di governo, abbiamo perso parte del nostro popolo, e quindi anche oggi bene il senso di responsabilità, bene sentire il nostro servizio al Paese, ma noi sappiamo che come comunità politica dobbiamo fare un percorso, dobbiamo comunque aprire, dobbiamo riconnetterci con quel popolo o che avevamo e abbiamo perduto, oppure nuovo. Ed è bello il segnale oggi di una presidente che arriva da un percorso diverso, ma che riconosce oggi nel Partito Democratico la sua comunità. È un segnale importante di allargamento. Allora, la costituente delle idee. Sì, la costituente delle idee, perché il governo non basta, perché abbiamo bisogno di politica, perché in questi migliaia di incontri che faremo c'è bisogno di discutere e c'è bisogno di riavvicinarci con tanti temi e con tanti messaggi. E io questa mattina non vi parlerò né di difesa e né di sicurezza, forse vi aspettereste questo perché da tanti anni mi occupo di questo, e invece no, mi ha parlato bene Nicola quando ha detto che i decreti di Salvini sono solo decreti propaganda e quale pensiamo noi debba essere la sicurezza. Io vorrei parlarvi di cultura e di scuola. Di scuola soprattutto, perché quello era un mondo che è sempre stato nostro, che abbiamo allontanato e che dobbiamo riconquistare, perché ne abbiamo bisogno, perché è il nostro mondo, perché comunque quello è un messaggio fondamentale per il Partito Democratico. E nella lezione, nella Lectio Magistralis che Liliana Segre ha fatto alla Sapienza pochi giorni fa, lei ha fatto un racconto un po' diverso da quello che abbiamo già ascoltato da lei. Non ha raccontato solo la sofferenza del campo di concentramento, ha raccontato che in quell'orrore ci sono stati dei momenti di libertà, quando un professore di storia francese
le spiegava la storia, lei ragazzina che avrebbe dovuto fare la seconda media, che non era a scuola, era in un campo di concentramento, e in quel momento sentiva solo quel messaggio e non tutto il resto. O quando insieme a una sua amica coetanea cecoslovacca, mentre la stavano rapando a zero e avevano voglia di comunicare, l'unico modo per parlarsi era stato dire delle semplici frasi in latino. Ha ricordato come la cultura, la conoscenza, anche nel momento più buio, anche nel mondo degli orrori, è stato invece un'occasione per potersi appendere a qualcosa di positivo, per poter trovare una strada. E allora, guardate, la centralità di queste cose è fondamentale. Io dico bene, bene il governo, la legge sulla lettura è fondamentale, non solo aiutare le librerie, ma dire che leggere è importante, aiutare chi vuole leggere, favorire il fatto che i ragazzi e le ragazze e tutti abbiano un libro in mano. Ma anche la legge ma anche il sostegno economico, questa non è una legge, per la lettura dei giornali in classe, che abbiamo promosso con Martella, perché i ragazzi oggi, per liberarsi dal fatto che le fake news, la presentificazione dell'informazione ti consenta di non capire cosa sta succedendo, hanno bisogno di leggere anche i commenti, gli approfondimenti, cioè riportiamo queste cose all'interno di quello che noi lanciamo nel mondo della cultura e nel mondo della scuola. Ma questa centralità, che è fondamentale anche politicamente, perché dicevo che per noi è fondamentale riconquistare il mondo della scuola? Perché guardate che contro l'odio, l'oscurantismo, il razzismo, la xenofobia, contro quello che la destra è riuscita a espandere in questi anni, molto al di là di quello che noi pensavamo potesse penetrare nel nostro paese, beh, il nostro humus per far ricrescere invece sentimenti, popoli, orientamenti diversi, è sicuramente quello di espandere conoscenza, cultura, sapere. E quindi deve essere una battaglia per noi fondamentale, che dobbiamo vedere anche nelle risorse che decideremo di mettere per questo settore. Vedete, è la centralità di queste cose, molte assemblee su questi temi, la cultura come antidoto all'odio, alla paura del diverso e alle discriminazioni. Ecco, io credo che questo messaggio debba davvero essere centrale nelle iniziative che andremo a fare. E qui voglio ancora ringraziare Liliana Segre, perché la sua testimonianza davvero in questo momento è un faro anche per scelte che dobbiamo fare per quanto riguarda la quotidianità politica.